possibilità di un'alleanza del Partito Democratico con, anche con lei, con la forza che rappresenta, senza diciamo venire meno alla loro candidatura, che è quella di De Luca, ma fa un'analisi del voto, non so se ha detto, dicendo che se non si uniscono le forze in campo diventa quasi impossibile battere sia la destra che i 5 Stelle. Lei come accoglie questo appello? Ma non devo fare una premessa, che sto in giro da stamattina presto, abbiamo fatto anche un comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica alle 20.45, quindi non ho letto l'articolo, quindi rispondo alla sintesi che lei ha fatto. Io credo che adesso si apre una fase molto molto importante di consultazione, per quanto mi riguarda, cioè giugno e luglio. Capire bene prospettive regionali e nazionali. Io sono dell'idea di mettere in campo una coalizione regionale larga, ma chiara. Cioè, De Magistris e De Luca sono completamente alternativi e noi non parteciperemo a primarie di altri partiti o indette da altri partiti. Quindi noi siamo disponibili a dialogare se si mette in campo una coalizione che sia di rottura e di affidabilità di governo. C'è una coalizione che sia da una parte la resistenza delle quattro giornate, il Piave rispetto a Salvini. Cioè la Campania può essere l'unica regione in cui viene fermato l'avanzata di Salvini, ma è anche la coalizione alternativa a De Luca. L'alternativa a Salvini e l'alternativa a De Luca. Queste sono le due condizioni per cominciare a dialogare, dove la mia candidatura chiaramente è in campo, ma come voi sapete io non sono innamorato delle poltrone, sono innamorato invece dell'idea che la Campania finalmente venga governata un po' nello stile Laboratorio Napoli, cioè mettere insieme le forze civiche migliori, dare potere alla gente, al mondo civico, associazionismo, reti, consiglieri, sindaci, come sto lavorando qua in città metropolitana, che sto dando forza vera ai sindaci, ovviamente un campo largo. Noi guardiamo con molto interesse alla discussione che si aprirà nel Movimento 5 Stelle, guardiamo con molto interesse alla discussione che si aprirà nel Partito Democratico, guardiamo con molto interesse alla discussione di un'area moderata, di centro, ma anche di destra moderata, che non si riconosce nella proposizione eversiva di Salvini. Quindi questo è un campo su cui si aprono le consultazioni e poi si decide, e noi comunque siamo pronti anche da soli a vincere le regionali. Da soli significa non da soli, significa esattamente col modello Napoli. Quindi se ci sono le condizioni per allargare ulteriormente, bene, purché con queste direttrici. Se invece significa dire vogliamo dialogare, però noi siamo sempre quelli di De Luca e dintorni, o comunque di altro tipo, è una cosa che chiaramente non ci interessa per nulla, è evidente.